Benvenuto al professore Luigi Verolino, direttore del centro Softel dell'Università Federico II di Napoli, che organizza con Ateneapoli dei servizi di orientamento. Cari ragazzi, benvenuti nel variopinto mondo dell'orientamento universitario. L'Università Federico II, anche grazie alla collaborazione del quindicinale Ateneapoli, ha messo in rete molte risorse di orientamento che possono aiutare a dirigere le vostre scelte. Ebbene, in questo mondo variegato abbiamo pensato di introdurre una nuova variabile, la variabile delle interviste fatte ai direttori di dipartimento. I direttori di dipartimento, come dice il nome stesso, dirigono i dipartimenti e quindi sono le persone indicate a dare consigli su perché scegliere un corso di laurea oppure un altro, perché scegliere la vita di un dipartimento oppure un altro, quali sono le prospettive occupazionali, come si studia e quale metodo ci vuole per studiare. Ebbene, noi abbiamo pensato che questo potesse essere un aiuto forte alla vostra scelta universitaria, non per dirigerla, non fatevi dirigere da nessuno, la scelta sia vostra, Personalissima perché è unica. Ma ascoltate tutte le campane, poi sentite il vostro cuore e fate la scelta universitaria. In bocca al lupo a tutti. Ciao! Sono Vittorio Novellino, sono il direttore del dipartimento di farmacia. Dipartimento di Farmacia, che è l'erede della facoltà di Farmacia, che abbiamo voluto continuare a chiamare nello stesso modo per far capire a chi si avvicina al nostro Dipartimento che cosa facciamo e come le lauree che eh, possono essere conseguite da noi possono essere spese nel mondo del lavoro. Noi eh, abbiamo due lauree specialistiche, una laurea specialistica in Farmacia. Ed una in chimica e tecnologia farmaceutica. La prima, come tutti sanno, serve per poter esercitare la professione di farmacista sia nelle farmacie di comunità, cioè quelle aperte al pubblico, che all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La seconda laurea, invece, quella in chimica e tecnologia farmaceutica, è una laurea che prevede una preparazione focalizzata alla ricerca e sviluppo del, di nuovi farmaci da svolgere prevalentemente all'interno delle industrie farmaceutiche. A fianco a queste due lauree abbiamo tre lauree triennali, la prima in controllo di qualità che serve a focalizzare gli aspetti di analisi qualitativa e quantitativa e quindi di qualità sia dei prodotti farmaceutici, ma che ora stiamo estendendo. Anche a quello che è il controllo tossicologico ambientale e soprattutto nella nostra regione dove i problemi di tossicità ambientale sono sempre all'ordine del giorno, è una laurea che eh, sta avendo grosso risalto e grossa opportunità di utilizzo. Parallelamente, a fianco a questa laurea in controllo di qualità, abbiamo la laurea in scienze nutraceutiche, unica in Italia in questo settore, che prevede la formazione di esperti nel campo della nutrizione, soprattutto esperti per quei settori della nutrizione che sono volti al mantenimento della salute umana, in genere vengono definiti come aspetti salutistici degli alimenti. In, con questa laurea intendiamo preparare delle persone che possano Sfruttare appieno queste conoscenze, sia per una corretta alimentazione, sia per un'opportuna scelta degli alimenti fra alimenti che possono, che hanno solamente il potere nutrizionale, ed alimenti che a fianco al potere nutrizionale associano anche un potere salutistico. Eh, questa laurea potrà essere completata con eh, la laurea specialistica in Scienze della Nutrizione Umana che permetterà di svolgere un 3 più 2 e al conseguimento della laurea specialistica questi laureati potranno sostenere l'esame di Stato per iscriversi all'albo dei biologi nella sezione dei biologi nutrizionisti e quindi avere un percorso ben definito che si inserisce appunto in quello che è il mantenimento delle, e la prevenzione per un'ottimizzazione dello stato di salute delle persone. Infine, ed è una tradizione delle facoltà di farmacie, abbiamo la laurea in erboristeria. Laurea in erboristeria che prevede la conoscenza dell'utilizzo delle piante, però non tanto... Per quelli che sono gli aspetti farmacologici, ma soprattutto per quello che è l'uso che di queste piante se ne fa in quella che è la tradizione popolare di utilizzo di parti di piante per rimedi, diciamo di piccola entità. A fianco a queste lauree, poi abbiamo una serie di corsi di perfezionamento post laurea, che eh, si dividono in corsi di perfezionamento tal quali oppure in master di specializzazione. E inoltre abbiamo due scuole di specializzazione, una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, che si articola su un percorso di quattro anni e a numero chiuso, e è requisito sine qua non per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, in tutte quante le sue eh, specificazioni e dall'anno prossimo attiveremo una scuola di specializzazione in valutazione del rischio chimico proprio perché il territorio campano richiede eh, per il suo elevato grado di antropizzazione, per il suo elevato grado di eh, contaminazione in alcune aree, richiede appunto questo tipo di esperti sono esperti specifici per questo determinato settore e che potranno opportunamente essere impegnati in questa prospettiva di, decontaminiz di decontaminizzazione di alcune aree, ma soprattutto di eh, corretto utilizzo di quelle che sono le sostanze chimiche con cui ogni giorno una persona ha a che fare. Prospettive occupazionali eh, chiaramente seguono un po' quello che è il percorso degli studi che abbiamo definito. Ritornando al discorso della laurea in farmacia, il percorso potremmo dire occupazionale tradizionale è quello di operare nelle farmacie aperte a pubblico e di operare in quella che è l'informazione scientifica sul farmaco. Eh, chiaramente questo tipo di eh, professione va evolvendosi con l'evoluzione del concetto della salute. E quindi eh, non bisogna considerare le prospettive di lavoro per un laureato in farmacia solamente in quella che è la farmacia aperta al pubblico, ma in tutte quelle che sono le sfaccettature di richiesta di salute e benessere che la società pone al mondo della sanità. Chiaramente per fare questo c'è bisogno di un maggiore approfondimento post-laurea che noi offriamo all'interno della nostra facoltà con i corsi di perfezionamento che vengono attivati a partire dal mese di ottobre e durano fino a giugno, quindi parallelamente a quelli che sono i percorsi di laurea. Relativamente ai laureati in CTF, oltre alla possibilità occupazionale nel mondo dell'industria farmaceutica, questi laureati, per il percorso di studi che loro seguono durante il, i cinque anni in cui risiedono in questa facoltà, eh, possono sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei chimici, sezione A. E quindi questo apre veramente tutta una serie di prospettive relativamente a quello che è il punto di vista analitico, relativamente praticamente a tutti quelli che sono gli aspetti che un laureato in chimica iscritto all'ordine dei chimici può svolgere. Chiaramente eh, la nostra eh, laurea in CTF non è una sovrapposizione alla laurea in chimica, ma potremmo dire che è una laurea in chimica però eh, con una specificazione più sull'ambito della ricerca eh, di nuovi farmaci comprendendo però tutti quanti gli aspetti della laurea in chimica che su una laurea in chimica pura tal quale, ma tutti quanti gli aspetti analitici, tutti quanti gli aspetti sintetici e tutti quanti gli aspetti di progettazione e sviluppo sono eh, ricompresi al pari di come eh, essi esistono in, in quella che è la laurea in chimica, in chimica eh, pura o in chimica industriale. Per le lauree triennali, ho già detto prima, eh, la laurea in controllo di qualità permette l'inserimento nelle industrie di produzione, siano essi di farmaco o di, altro, o di altri prodotti, per controllare mh, durante le fasi di lavorazione quella che è la qualità sia dei prodotti intermedi che del prodotto finale. E quindi mh, siccome questa è un requisito che ormai eh, che è divenuto imprescindibile per la presentazione di un prodotto, basti pensare per esempio a quello che è il marchio CE che viene apposto su tutti quanti i prodotti, quel marchio CE significa la corrispondenza a determinati standard qualitativi e quantitativi secondo determinati parametri che chiaramente devono essere controllati sia in fase di lavorazione che sul prodotto finito. Il mondo della nutraceutica è questo mondo che sta eh, crescendo sempre di più nell'ultimo decennio, è quello che si è sviluppato di più ed è quello che sta dando maggiore eh, capacità eh, occupazionale, proprio perché questo bisogno da parte della popolazione, non solo di salute, ma di salute e benessere, eh, sta diventando un requisito primario e quindi tutto... Tutti coloro che riescono ad operare con eh, opportuna conoscenza in questo settore riescono effettivamente a trovare spazio professionale. E poi il mondo dell'erboristeria diciamo, è una tradizione che ci portiamo appresso che vogliamo sostanziare eh, sempre di più, però diciamo che è un bacino di utenza consolidato a cui molta parte della popolazione si rivolge prima di eh, entrare nel circuito patologia, medico, quindi farmaco, quindi farmacia e quant'altro. Come ho detto prima, presentando i vari corsi di laurea, eh, noi conciliamo contemporaneamente quelli che sono gli aspetti chimici con gli aspetti biologici e gli aspetti farmacologici. Quindi chi vuole iscriversi ad uno dei corsi di laurea, che, come vi ho detto prima, sono l'approfondimento di vari aspetti di uno stesso sistema e di uno stesso tema, deve partire avendo la predisposizione sia per le materie chimiche che per le materie biologiche che per le materie farmacologiche che poi sarebbero la somma della chimica e della biologia applicata praticamente a quello che è la salute o quello che è la la, la possibilità di ricerca e sviluppo di, di farmaci. Quindi nei nostri eh, test di accesso, infatti, per fare in modo che uno studente che si avvicini a questa facoltà possa misurarsi in queste sue capacità, noi basiamo i nostri test di accesso proprio su eh, quesiti specifici di chimica, di, di fisica, di biologia, di anatomia quelle che sono praticamente le materie, eh, è vero, del primo anno, ma che poi rappresentano un poco quelle che sono le materie base su cui poi costruire tutta una specificazione con materie sempre più specifiche di questi settori negli anni successivi. Ma Scegliere la Federico II è come dire eh, scelgo un vestito di Prada o un vestito del supermercato o del, del mercato. Cioè, la Federico II è, è la prima università pubblica nata in Italia nel 1240, quindi questo significa che ha una tradizione storica che è sedimentata in quelli che sono i docenti, in quelli che sono i modi di insegnamento, in quelli che sono le strutture che forse potrebbero anche essere più vetuste rispetto ad altre università nate solo successivamente. Però credo che noi possiamo offrire un modello di garanzia, un modello di serietà e che ci viene riconosciuto veramente in tutto il mondo. E Moltissimi docenti della Federico II rivestono uh, ruoli di importanza nella ricerca, non solo nazionale, ma a livello mondiale, che testimoniano come è la forma mentis di chi sta qua dentro che porta ad ottenere determinati risultati. Allora un consiglio che voglio dare a tutti quanti, coloro che decidono di iscriversi ad un'università, una volta scelta la laurea o il corso di laurea a cui iscriversi. E questa scelta deve essere il risultato di due momenti, cioè un momento di ciò che uno vorrebbe fare perché è portato per quel tipo degli studi, ma poi un altro momento comparativo che deve essere la spendibilità di quel tipo di laurea all'interno del mondo delle professioni una volta che questa persona si sarà laureata. Quindi da questo giusto mix praticamente uno deve scegliere qual è il corso di laurea che risponda a tutti e due i requisiti, cioè di piacere personale ma di spendibilità poi successivamente nel mondo della professione. Fatta questa scelta del corso di laurea poi uno deve scegliere l'università in cui questo corso di laurea ha maggior prestigio e oggi esistono delle classifiche sia nazionali che internazionali che possano permettere tranquillamente di fare questa scelta. Devo dire che prima la Facoltà di Farmacia, poi il Dipartimento di Farmacia dal 1 gennaio 2013, eh, soggetto in cui si è trasformata la vecchia Facoltà, in queste classifiche nazionali è sempre il risultato ai primi posti in Italia. Quindi chi decide di intraprendere questo cammino venga tranquillamente da noi perché avrà fatto sicuramente una scelta di qualità ottimale. Forse l'ambiente di Napoli potrà essere meno attraente o meno vivibile di un ambiente di una cittadina più piccola con meno abitanti, però uno deve considerare che l'università è un periodo di, eh, in cui di tempo in cui si investe su se stessi, sul proprio futuro professionale, non da scegliere per passare 4 o 5 anni in maniera più o meno turistica.